Allora, Finora mi è vedete, stato con dato. tranquillità, cercando di farlo scorrere. Però prima stare chiaro. Non mettetegli non fategli gesti davanti alla faccia. Ora metto uno schifo, c'è un po' ciccia adesso. Chi vuole? Hanno meno zero. Eccomi, cioè solo così, scorrere. Sì, oppure vedi se lui sta... Ma quando lo manda giù? Quando lo manda giù? Però ce l'hai. Si sta assaggiando di finire. Volta. Bellissimo che si muove. No, per non scattare, dai, dopo, tranquilla. Sta buonissimo, è bellissimo. Aspetta, tanta di fuori. Michela ecco, non è stato fare così. Dentro. È stranissimo, mano. Dagli più appoggio che puoi, perché così non si agita di meno. Mini. Prova, In tutta Europa ci sono varie specie di tritoni, grandi e ma piccoli. Che bella pancia! Voi non trovate mai due tritoni grandi nello stesso posto e mai due piccoli nello stesso posto. Essendo uno grande e uno piccolo, mangeranno insetti di dimensioni diverse. No, no, fermo. È entrato, sì, sì. Questa è la specie grande, poi ecco il vulgaris proprio lì sotto a quella foglia. Ammazza quante grosse! Ma che bello! Che bello! Carino. Prendetelo, l'importante è che non ti asciughi l'acqua. Io ma questo è diverso? Lo fate asciugare però. Guardate la pancia. Ah, si è più chiaro. Ci sono equilibri molto molto precari. Questo pare un lucertolino. È vero, dagli occhi. Vabbè, poi c'è la coda. Che ne pensate di questo tipo di didattica? Allora, secondo me la didattica diciamo, sul campo è molto importante perché ci permette di applicare appunto nella natura le cose che studiamo e che ci sono state presentate a lezione. Oltretutto abbiamo avuto la possibilità di stare a contatto con la natura e scoprire posti nuovi molto belli e diciamo se lo fa taglio il capito no, abbiamo anche avuto la possibilità di venire a contatto con strumenti che in realtà col fatto del Covid dell'anno che abbiamo passato non avevamo mai veramente utilizzato, quindi anche microscopi e il fatto del marcaggio della ricattura sì, l'abbiamo sempre sentito parlare però non l'avevamo mai applicato realmente. E anche i retini di oggi per calcolare l'IB erano tutti strumenti che non avevamo mai visto.